Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Amici di Serie C TV, buonasera da Daniele Emanuelli, siete collegati con lo stadio Romeo Neri di Rimini dove sono scese in campo le formazioni di Rimini e San Benedettese. Giornata valida per la 36esima di campionato che mette di fronte la formazione ospite, decima in classifica, in piena zona playoff. In avanti il pallone, qui manca l'appuntamento con il pallone e poi si ritrova. Arrivato il pari, attenzione, attraverso dal centro, c'è il gol del Rimini con Ferrani che sblocca la gara al minuto 6 direttamente dall'angolo con questo colpo di testa. Ferrani galvanizza il pubblico di casa dando festeggiare. Ancora Russotto in avanti, attenzione in area di rigore, c'è il grande miracolo, il due tempi di Scotti. Traversone al centro, qui Scotti anticipa l'avversario e poi c'è la raccolta del pallone in un secondo momento ad opera di Francesco Scotti. Traversone al centro, arriva il colpo di testa, c'è la grande parata di Scotti. Evitato anche il Benedettese in avanti a cercare Stanco. Attacco delizioso per Ilari, tiro, c'è il gol di Ilari, il pareggio della San Benedettese. Qui si è aperta come una cozza la difesa del Rimini permettendo alla San Benedettese. Adesso c'è Rocchi che va alla conclusione dalla distanza, pallone che si ama a spazio davanti a sé, va la battuta dalla distanza, Palma non inquadra il bersaglio, quantomeno ci ha recuperato adesso dal Rimini con Guiebre. Guiebre va alla conclusione, pallone che si alza sopra la traversa di San Poggio in direzione Montanari, altro colpo di testa e qui c'è il tiro di Candido, pallone fuori, se ne va Guiebre, raffolto da solo, va alla conclusione, c'è la deviazione, gran parata qui di Sala e sì. Di Bandini, centro di rigore, c'è il gol! C'è il gol del Rimini su questo traversone di Bandini, è arrivato il gol di Volpe per il 2-1. Volpe, settimo centro in stagione al 25esimo minuto. Attenzione, va il traversone, attenzione, pallone buono, il tiro, miracolo di Scotti proprio sul neo anticipato. Qui si lascia rubare palla Ilari, va a terra Montanari. Attenzione, calcio, calcio di rigore. Il tiro e c'è il gol ad opera di Candido per il 3-1 Rimini. Si alza tutta la panchina biancorossa per il 3-1 della formazione di casa. Termina qui. E dunque il Rimini si impone tra le mura amiche.